E adesso torniamo in Basilicata, dove molti agricoltori sono costretti purtroppo per risollevarsi dalla crisi. Peraltro c'è stata anche un'alluvione che ha provocato forti danni. Ebbene, molti piccoli imprenditori agricoli sono costretti a servirsi, a rivolgersi agli usurai. Sentiamo per Damiani D'Agata. Che danni ha avuto all'azienda? Quanti danni ha avuto? 130.000 euro. Lei ha questi soldi? No. E vorrei continuare l'attività. Quanti soldi ha chiesto all'usuraio? Va bene, cerco io di morire. Ho chiesto 2.000 euro. Quanti le hanno chieste in cambio? 1.000 per 3 giorni. Perfetto. Cioè lei tra 3 giorni dovrà restituire i soldi. E se non dovesse farlo? Non lo so. Un'azienda agricola nella bassa Basilicata con dietro anni di attività onesta. Poi un giorno arriva l'alluvione. I debiti con le banche crescono insieme con il rischio di insolvenza. Per non vedersi tagliata qualunque linea di credito, quest'uomo chiede aiuto agli usurai. Perché è arrivato proprio all'usurai? Perché nessuna istituzione mi aiuta e la banca ha il massimo che ci può prendere, il massimo che ci può dare in base a... Anzi, non ce ne danno neanche più che siamo alluvionati. Come si sente? Abbandonato. Secondo altri agricoltori in Lucania, 3 aziende su 10 rischiano di finire nella rete dell'usura. Io ho 10 ettari laggiù di agrumeto e quell'agrumeto viene praticamente non coltivato, perché le spese sono eccessive, poi andiamo alla vendita e non recuperiamo nemmeno le spese investite. C'è la criminalità organizzata dietro l'usura, ma ci sono anche vere e proprie finanziarie che raggirano gli agricoltori locali. Io ho chiesto 1 milione di euro e al momento dell'erogazione, perché me l'ha fatto fare tramite una banca, e al momento dell'erogazione ha voluto che si trattenesse una percentuale abbastanza consistente, stiamo parlando di 200.000 euro. Serafina Liani denuncia l'accaduto. La perizia e la procura riconosce il superamento del tasso di soglia di credito e parla di usura oggettiva. Ma i giudici non si sono ancora pronunciati e così lui adesso rischia di perdere tutto.